Dal 9 al 18 novembre, Ravenna Festival in veste autunnale propone un grande progetto operistico, la messa in scena, sullo stesso palcoscenico e nell'arco di pochi giorni, della cosiddetta trilogia verdiana, Rigoletto, Il Trovatore e La Traviata. Al Teatro Alighieri saranno allestite in 3 serate consecutive le 3 opere sotto la regia e la direzione scenica di Cristina Mazzavillani Muti. Ravenna, con questa trilogia d'autunno, trilogia verdiana, anticipa in realtà i festeggiamenti per il bicentenario del grande maestro. Sì, diciamo che nel 2013 sono 200 anni dalla nascita di Giuseppe Verdi. Il bicentenario verdiano si apre qui, a Ravenna, perché una iniziativa di tale portata, che ho definito titanica, la possibilità di poter fruire delle 3 opere della trilogia popolare di Verdi in 3 giorni contigui è una cosa straordinaria, mai fatta da un teatro di tradizione. E nota curiosa è che ho definito il nostro teatro verdiano perché è stato inaugurato nel 1852, quindi adesso 160 anni. Verdi scriveva Rigoletto nel 1851, Trovatore e Traviata nel 1853, quindi proprio nel mezzo della trilogia popolare nasceva il Teatro Alighieri di Ravenna, e questo è uno stimolo che noi abbiamo voluto cogliere. E Verdi è di tutti, come ha detto D'Annunzio, pianse amò per tutti, e questo tutti è un valore universale, quindi non ci sono detentori di verdianità, diciamo così, particolari. È chiaro che la nostra regione, è chiaro che Busseto, dove il maestro è nato, ha un ruolo molto importante, ma l'operazione di l'incipit del bicentenario verdiano la facciamo a Ravenna, e questo è motivo di grande orgoglio. Grazie a Cristina Muti. Grande richiamo ne ha avuto anche all'estero? Abbiamo venduto oltre 1.000 biglietti all'estero, e questo ci ha fatto un grande piacere, e ha fatto anche un grande piacere agli albergatori, ai ristoranti, ai negozi, perché rimangono per 3 giorni e quindi potranno, come dire, sciamare nella città fra Rigoletto, La Traviata e Il Trovatore per la nostra gastronomia, per i monumenti. Quindi è un'operazione anche di marketing territoriale, perché no? Cosa più particolare è che ci sarà anche un, tra virgolette, un link al web. Sì, abbiamo rovesciato il Viva Verdi, che è diventato un Verdi VW per web. È, come dire, la possibilità di, adesso in questo teatro per un mese accade di tutto, le persone sono accampate, cantanti, maestranze, tecnici di computer, di luci, audio, eccetera, nessuno può entrare, invece abbiamo fatto in modo di poter origliare, sbirciare, chiunque può entrare in questo teatro e vedere cosa sta accadendo, questo attraverso fra l'altro degli occhi molto particolari, sono gli occhi di 19 occhi, orecchie, la testa di 19 ragazzi, una specie di un comando di giovanissimi che ha possibilità di avere accesso sempre e comunque alle prove e di poter, come dire, interpretare molto liberamente quello che accade sul palcoscenico, dietro, nei camerini, nella platea, cosa fa la regista, come si stanno vestendo i cantanti, e postando, come si suol dire, quotidianamente i loro materiali senza nessun tipo di filtro su un sito che si chiama Verdi Web. Chiunque si può collegare e vedere che cosa questi ragazzi quotidianamente producono e quindi, come dicevo, attraverso di loro assistere ed essere coprotagonisti di quest'opera. Questa è un'operazione che abbiamo fatto, che stiamo facendo, che ha raccolto immediatamente grande entusiasmo e grande adesione da ragazzi che stanno venendo da diverse parti d'Italia per seguire questa specie di grande laboratorio che è diventato il Teatro Alighieri. Sara Pietracci per Ravenna Web TV.